Scusate per il ritardo, allora riprendiamo come avevamo interrotto la scorsa settimana con il terzo ed ultimo incontro delle questioni di bioetica, la cura e rispetto, incontri di bioetica clinica per giovani medici. Questa sera tratteremo la bioetica nelle cure intensive con la dottoressa Munari, che è la direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio qua a Padova. Come al solito ringraziamo Don Giorgio per l'ospitalità, magari alla fine facciamo dei saluti finali. Sapete che per chi è nuovo, i motivi che ci hanno spinto ad organizzare questa serie di incontri si spiegano dal desiderio da parte di giovani medici cui è stato sottoposto questo questionario, di affrontare al di fuori del normale corso di studi tematiche di bioetica, non come curiosità, interesse personale, quanto piuttosto come questioni che hanno mosso la coscienza, la sensibilità personale nel corso della propria attività clinica. In particolare l'elemento fondamentale che ha caratterizzato un po' tutte le risposte che abbiamo raccolto è come si crea appunto un senso di disagio, di inadeguatezza riguardo a situazioni che sono accadute, che abbiamo declinato nell'ambito geriatrico l'incontro che abbiamo fatto la prima sera 2 settimane fa ormai col dottor Giantin, in ambito oncologico la scorsa settimana con la dottoressa Zagonelli, scusatemi, ed infine quest'ultima sera invece tratteremo, come ho detto prima, le questioni nell'ambito intensivistico. La guida in tutto questo è stato il professor Viefora ed in particolare il suo testo, La cura e il rispetto, che abbiamo utilizzato sia come guida per organizzare i vari incontri, ma anche come casi clinici su cui dibattere nei vari incontri, nelle varie serate. Ricordiamo che sono tutti casi reali, non sono inventati o altro, sono frutto della sua esperienza nel corso dei vari corsi di perfezionamento. Professore, vuole dire qualcosa questa sera? Aggiungere qualcosa per quanto riguarda Marina Murari, perché Prego, perché si sente lei veramente non si male. sente, No, si ma sente. a casa si sente male. Registriamo e quindi chi ascolta, perché va detto qualche altra cosa, non troppe. va detto qualche altra cosa, no? Una in particolare, lei ha un'esperienza clinica e noi abbiamo contattato, e poi ringraziamo per la loro disponibilità, a questi clinici a dare la loro esperienza, a condividere con i giovani medici le acquisizioni che all'interno della loro esperienza hanno maturato, e questo senz'altro chiediamo anche a Marina. Però Marina ha una componente, diciamo così, particolare, a cui personalmente tengo molto. Si fa tanta fatica a portare, a inserire la riflessione bioetica nel mondo della sanità. Si fa tanta fatica in questi 20 anni che ho tentato di portare la riflessione bioetica, ad esempio, inserendo nella formazione dei medici dei corsi che prevedono anche proprio la presenza della bioetica. Tanta fatica perché in passato specialmente, a Padova adesso non tanto, ma c'era da parte del mondo medico una grande resistenza dovuta alla paura che così filosofi, giuristi pretendano di imporre, diciamo così, una certa ideologia dall'esterno, allora una certa resistenza. Io vedo che passi importanti sono stati fatti per legittimare la riflessione bioetica dentro l'istituzione sanitaria, quando clinici come Marina Murari, che nella comunità sanitaria medica di Padova sono conosciuti, stimati,
ci mettono la faccia e fanno vedere che, partendo dalla loro esperienza concreta, la problematica etica non è una problematica imposta dal di fuori, è una problematica che si vive ed è parte integrante della pratica clinica. Le iniziative che nel campo proprio della formazione bioetica nelle strutture sanitarie di Padova, alcune sono state portate avanti da lei, faccio riferimento in particolare a un percorso formativo, una serie di incontri di bioetica rivolta agli operatori sanitari dell'azienda, che insomma avevano 100-200 partecipanti con il direttore sanitario, ma organizzato bene, sapendosi scegliere le persone. E insomma ha funzionato, perché appunto è un clinico che, si va apprezzato, fa vedere che la questione di bioetica è una questione rilevante e che la sensibilità bioetica è parte integrante della professione sanitaria, della pratica clinica. Questo è stato, secondo me, un elemento molto importante proprio alla legittimazione concreta dell'etica dentro il mondo della sanità padovana. Per cui, specialmente con riferimento a questa iniziativa, che è questi incontri, questi percorsi di formazione in campo della bioetica, un grazie veramente. Allora, lo si tiene vicino, se no, perché più che altro per casa, perché vogliamo registrare. Allora, entriamo direttamente nel merito della questione ancora. Con il caso clinico. Il caso clinico riguarda Carlo, di 75 anni, che vive da solo. Davide, scusa. No, è il tuo turno. No, allora chiamiamo. Vi lascio il posto a Carlo. Vai, Carlo. No, lui è Davide, è la persona più qualificata. Scusa, ero partito perché non sono abituato. Carlo, 75 anni, vive da solo dopo la morte della moglie. Ha due figli, ciascuno con la propria famiglia. Spesso si occupa molto volentieri dei nipoti, visto il periodo di lockdown e la chiusura delle scuole. È una persona piena di vita e ama nel fine settimana fare lunghe camminate in montagna immerso nella natura. A seguito della positività di uno dei nipoti per Covid-19, anche Carlo inizia ad accusare qualche sintomo. Dopo alcuni giorni, le condizioni di Carlo si aggravano, tanto da rendere necessario ricovero in un reparto Covid. La sua saturazione peggiora di giorno in giorno. Nonostante l'utilizzo di dispositivi ad alti flussi di ossigeno, continua ad accusare fame d'aria e affaticamento nei minimi sforzi. Si inizia una terapia antibiotica per curare la polmonite bilaterale, accompagnata da una terapia antivirale sperimentale. Non vedendo miglioramenti, Carlo si mostra sempre più preoccupato. E quanto ai figli di Carlo, molto allarmati, riferiscono i medici. Fate tutto il possibile per salvarlo, dice con un tono provato uno dei figli. L'infettivologo di turno contatta il reparto di rianimazione, chiedendo per il paziente una ventilazione più invasiva, non erogabile al reparto. Questa è la risposta. Nella nostra rianimazione Covid i posti sono tutti occupati, c'è solo un posto libero, ma daremo la priorità a un paziente più giovane proveniente dal pronto soccorso. Visto il quadro clinico che ci state sottoponendo, riteniamo che le condizioni del paziente siano purtroppo troppo compromesse e anche se venisse intubato non avrebbe speranza di farcela. Provate a vedere se aumentando la dose di diesametasone da 6 a 10 mg per giorno si riesce a controllare la sensazione di dispnea. Se la situazione non migliorerà, non resta che ricorrere alla sedazione. Non la pensa così l'infettivologo. Il paziente è pienamente lucido e orientato. Con l'intubazione avrebbe possibilità di farcela. Vale la pena tentare. Se lo lasciamo così andrà in distress respiratorio e non reggerà a lungo. Nel pomeriggio vengono contattate le rianimazioni Covid di ospedali limitrofi, ma nessuno sembra avere posto per accogliere il paziente. Intanto le condizioni di Carlo non migliorano nonostante l'aumento di desametasone in terapia. Non ce la faccio più a rimanere in questo stato.
aiutatemi a respirare, vi prego. A questo punto viene contattato nuovamente l'anestesista, che ripete ancora una volta di dover dare la precedenza ad altri pazienti con maggiori probabilità di guarigione. La storia di Carlo ci riporta la questione drammaticamente esplosa nelle fasi più acute della recente pandemia da Covid-19, quando ci si è trovati di fronte a un grave squilibrio tra bisogni e risorse. Salvare più vite possibili, ma a chi dare la priorità se non ci sono respiratori a sufficienza per un gruppo di pazienti, ognuno dei quali potrebbe beneficiare dal trattamento intensivo? Su quali criteri basarsi per non fare discriminazioni? Facendo seguito alle raccomandazioni elaborate il 6 marzo 2020, nelle fasi più drammatiche, un anno dopo, i medici anestesisti e rianimatori italiani della SIARTI affrontano la questione in un nuovo documento. Decisioni per le cure intensive nel caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19. Richiamando la convinzione che in caso di sproporzione tra bisogni e risorse, trattare le persone malate secondo il loro ordine di arrivo non risponde ad un criterio di equità, il documento riafferma la probabilità del successo terapeutico come criterio per stabilire priorità, precisando testualmente: nel caso delle cure intensive si tratta di effettuare una valutazione comparativa delle condizioni globali delle persone malate, non al fine di stabilire chi è più grave o ha maggiori necessità di cure, ma chi potrà con più probabilità o con meno probabilità superare l'attuale condizione critica con il supporto delle cure intensive stesse, con una ragionevole aspettativa di vita al di fuori della terapia intensiva, vale a dire sopravvivenza a breve termine alcuni mesi dopo la dimissione dall'ospedale. Quanto al ruolo che può svolgere l'età, il documento chiarisce un'ambiguità. L'età non è di per sé un criterio per stabilire quali pazienti possono maggiormente beneficiare delle cure intensive e pertanto non è possibile farvi ricorso in fase di triage stabilendo dei cut-off, soglie di età. Solo a parità di altre condizioni, il mero dato anagrafico può avere un ruolo nella valutazione globale della persona malata, in quanto con l'aumentare dell'età si riducono le probabilità di risposta delle cure intensive. Perfetto. Allora, adesso lasciamo la parola alla dottoressa Munari per la sua introduzione, la sua analisi del testo. La presento rapidamente. Si è laureata a Padova, è specializzata in anestesia e successivamente in medicina nucleare. La sua attività è sempre stata qua a Padova, nell'azienda ospedaliera, dal 2022, giusto, primario dell'anestesia e rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio, con un particolare interesse nel corso della sua carriera alla trapiantologia, alla neuroanestesia e anche alla bioetica. Ricordiamo a tal proposito la partecipazione al corso di perfezionamento della bioetica, ha partecipato e partecipa attualmente a numerosi trial nazionali ed internazionali, e insegnante presso numerose scuole di specializzazione, tra i quali anestesia, neurochirurgia e via dicendo. Perfetto, la parola a lei. Troppo. Allora, grazie intanto dell'invito, e volevo solo sottolineare due cose rispetto a quello che è stato detto adesso, che da 30 anni circa lavoro in terapia intensiva neuro, quindi sono abituata a lavorare con pazienti che non riescono ad esprimere quello che vorrebbero, il che rende ancora più difficile capire quali sono le scelte da fare in un paziente che non può esprimersi. Sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche superato il corso di perfezionamento del professor Diafora, e vi dico che quando io ho proposto al Corrado se quale poteva essere un argomento di tesi, lui mi ha detto: ma tu cosa vorresti fare? Io gli ho detto quando abbastanza è abbastanza, e abbiamo sviluppato il tema relativo a quelle che erano le questioni di appropriatezza delle cure in terapia intensiva. La terapia intensiva è un posto molto particolare, è un posto particolare dove le persone
insomma, arrivano con un'aspettanza di vita che può essere anche di breve durata, o perlomeno questo è nell'immaginario dei familiari soprattutto. La prima frase che ti dicono i familiari quando entrano in una terapia intensiva, soprattutto per una patologia acuta neurologica, è ma tornerà come la prima? Avrà problematiche di qualche tipo oppure morirà subito? A queste risposte non abbiamo mai grandi, cioè a queste domande non abbiamo mai grandi risposte immediatamente. Cercando di fare un'analisi del caso che avete presentato, questo ci riporta indietro di esattamente 4 anni. Ci riporta indietro di 4 anni in una condizione in cui la parola chiave era quella, di decidere. Decidere è una parola che ricorre molto spesso nel nostro quotidiano, perché dobbiamo decidere banalmente che patologia ha il paziente, dobbiamo decidere se vale la pena di trattare quella patologia, dobbiamo decidere quale terapia fare, dobbiamo anche decidere se quel paziente potrà o non potrà farcela. Nel periodo Covid, quindi in questo paziente che avete, questo Carlo che avete presentato, avevamo un problema in più, che era decidere rispetto a quello che avevamo a disposizione. Per un po' di anni io ho partecipato come componente prima e presidente dopo al comitato etico per la pratica clinica dell'azienda ospedaliera di Padova. E allora si chiamava così, adesso si chiama ospedale università. Durante il periodo Covid è stata una delle condizioni che ha particolarmente interessato per la sfera, diciamo, bioetica, che è stata quella di discutere questi casi. Questi casi venivano portati in discussione presso il comitato etico e si cercava di analizzare il caso proprio per evitare che ci fossero ulteriori problematiche. Quindi problematiche come quelle che avete illustrato adesso ne abbiamo avute, sì, fortunatamente poche, nel senso che in azienda, ospedale, università la disponibilità di posti letto ce l'abbiamo avuta fortunatamente poco, perché forse abbiamo deciso e capito che dovevamo decidere qualcosa, e quello che dovevamo decidere era un piano terapeutico per il paziente, indipendentemente dall'età di questo paziente, ma dovevamo decidere quella che era la migliore possibilità di cura per quel paziente per dargli la migliore qualità di vita possibile. Sembra facile, ma a volte non lo è. Perché faccio una digressione molto veloce. Il primo periodo del Covid è stato: dobbiamo curare tutti, dobbiamo portare fuori tutti perché non sappiamo cosa succede. Nel secondo periodo Covid avevamo a che fare con i pazienti Novax. Io ho ricevuto sputi dai pazienti Novax perché non volevano essere trattati, nonostante avessero delle condizioni che invece prevedevano che dovessero essere portati o trattati in una terapia intensiva. Quindi abbiamo avuto questa dicotomia assolutamente importante, in cui c'era un rifiuto di malattia nella seconda fase e una richiesta di aiuto assolutamente comprensibile nella prima fase, dove la parte medica era abbastanza confusa perché non capivamo fino in fondo cosa stesse succedendo. Anche perché quando abbiamo una malattia, noi possiamo avere una traiettoria di malattia. In alcune patologie, come quella, non si può vedere, però possiamo eventualmente girarla. Abbiamo delle traiettorie di malattia che sono abbastanza definite. Sicuramente la... cambiare le diapositive. Va bene, sì. La dottoressa Zavonè sicuramente ve l'ha detto. Nella patologia oncologica noi abbiamo una determinata progressione della malattia. Dopo questa malattia a un certo punto ha purtroppo una fine, per cui si passa solitamente a una palliazione. Quindi la traiettoria di malattia è abbastanza definita. Se voi invece pensate a un paziente che arriva in una terapia intensiva, magari con una patologia che è quella di una BPCO
che si scompensa ogni tot tempo, o un'insufficienza renale o magari un'insufficienza cardiaca, questi hanno delle poussée, quindi hanno un periodo di benessere, poi hanno una ricaduta, poi hanno un ribenessere, poi hanno una ricaduta. E hanno una condizione ovviamente da questo punto di vista difficile anche da prevedere da un punto di vista di quella che è la possibile qualità di vita che possiamo dargli e anche la durata della vita che possiamo dargli. Quindi in questa situazione qua il nostro intento è quello di cercare di creare una condizione che sia la migliore possibile per il paziente. La migliore possibile per il paziente vuol dire che noi dovremmo cercare di metterci a servizio del paziente. Però vi ho appena detto che in terapia intensiva molto spesso il paziente non sa che cosa stiamo facendo. Quindi chi è che vi faccio vedere quello che ecco qua. Queste sono le traiettorie, ma sì, magari la lasciamo lì che no, che così. Okay. Sì, sì, perfetto. Allora, questa è una traiettoria di malattia che è abbastanza facile, ok? Sì. Abbastanza facile questa progressione di malattia e abbastanza facile anche da definire nell'ambito temporale. Questa è quella che vi dicevo prima, che ha delle poussée e quindi è più difficile da capire che cosa si può fare. Quindi anche in questo caso il processo decisionale è sicuramente più complicato. Però se noi andiamo a capire chi prende le decisioni, se dovessimo esprimere una percentuale, il paziente in queste condizioni qua, quando viene ricoverato in terapia intensiva, solo nel 20% dei casi ha la possibilità di esprimere delle decisioni e nelle condizioni successive nel corso della degenza addirittura possono annullarsi. Ci annulliamo e quindi chiediamoci chi decide in situazioni di emergenza. Quelli della terapia intensiva sono situazioni di emergenza. Nel caso di Carlo, il rianimatore ha detto non ho disponibilità, quindi decido io che la condizione purtroppo è quella di non ricovero. Giusto o sbagliato? È difficile da dire, è difficile capire quale condizione c'era in quel momento per capire se quella scelta di quel rianimatore, di quell'intensivista, è stata la migliore possibile. Il documento dopo lo vediamo un attimo più in dettaglio, ma quello che sicuramente dobbiamo andare a vedere è di valutare la proporzionalità. La proporzionalità delle cure intensive prevede che noi andiamo a vedere, intanto condividere se possibile col paziente le decisioni che noi pensiamo di mettere in atto, i provvedimenti terapeutici che noi pensiamo di mettere in atto nel paziente. Dobbiamo rispettare però l'autodeterminazione del paziente, perché quel paziente potrebbe aver espresso delle condizioni di trattamento che noi non conosciamo in quel momento e che però dovremmo eventualmente recuperare. E dobbiamo astenerci o interrompere quelli che sono i trattamenti se sono ritenuti sproporzionati. Quindi dobbiamo sostanzialmente fare una relazione di cura. La relazione di cura che prevede, come abbiamo detto, delle limitazioni. Le limitazioni vuol dire che possiamo non attivare i trattamenti intensivi. Nel caso di Carlo non è stato attivato nessun trattamento intensivo. Giusto o sbagliato, dopo lo vediamo. E dobbiamo interrompere eventualmente quello che è già in atto. Quindi dobbiamo avere la capacità di fare una rimodulazione terapeutica. La rimodulazione terapeutica prevede che cosa? Prevede che in un caso andiamo a interrompere il trattamento, sostenere il trattamento, e quindi solitamente rimuoviamo un trattamento che riteniamo essere doloroso in termini larghi per il paziente, quello che stiamo facendo. E eventualmente, non iniziandolo, riteniamo di evitare un trattamento. Okay? Le motivazioni per cui non iniziamo un trattamento possono essere diverse. Possono essere diverse, possono essere giustificate. La si prende da soli? Solitamente no. Solitamente la decisione di non intraprendere o di interrompere, soprattutto perché il paziente magari è in terapia intensiva già, è una valutazione che il team prende. Lavorare in terapia intensiva vuol dire lavorare insieme, vuol dire scambiare quelle che sono le condizioni che viviamo insieme rispetto a quelle che sono le condizioni del paziente. Quindi condividiamo degli obiettivi di cura che poi dobbiamo valutare sul paziente stesso. Ricordiamoci che in questa situazione qua risulta essere più facile fare che non fare.
Quindi classicamente risulta essere più facile intubare il paziente in pronto soccorso piuttosto che non intubare, perché ritieni che quel paziente non abbia nessuna chance di sopravvivenza a lungo termine. Quindi a volte abbiamo una medicalizzazione esagerata che diventa inappropriata. Diventa inappropriata, e quindi in terapia intensiva che cosa facciamo? Dobbiamo avere chiaro che la nostra cura ha una durata e questa terapia deve essere oggetto continuo di verifica del raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di cura. Dobbiamo anche avere una capacità di relazionarsi. Una delle cose che la legge 219 del 2017 ci ha dato, e credo che sia una delle cose più belle, è quello che ci ha detto che il tempo della comunicazione è tempo di cura. Quindi quando noi abbiamo a che fare con una famiglia, con un paziente, se questo è ovviamente capace di interagire con noi, è quello per cui dobbiamo fare in modo di far capire e dare informazioni a lui perché lui possa capire cosa sta succedendo e dare a noi gli strumenti per capire cosa lui vuole, perché in questo modo noi rispettiamo la sua dignità e noi abbiamo il dovere in quel momento di rispettare la sua dignità. La sua dignità, che è una condizione legata al fatto a che cosa? Che la malattia è il nostro oggetto di cura, ma il paziente è il soggetto della terapia. È lui, con la sua storia e i suoi limiti, che è soggetto della terapia. Quindi, quando noi andiamo a scegliere una terapia, dobbiamo essere sicuri che sia appropriata, e l'appropriatezza è di competenza medica, ma dobbiamo essere anche sicuri che sia proporzionale. Rispetto a cosa? Rispetto a quello che pensa il paziente, rispetto a quello che il paziente ha vissuto, rispetto a quello che il paziente vuole, rispetto a quella che è la sua qualità percepita. E faccio un'altra divagazione, che questa è storia di vita vissuta. Mi alzo anche e vi racconto una storia molto semplice, che non ha niente a che fare con il Covid. Quando noi parliamo di terapia intensiva, pensiamo che il paziente dobbiamo scegliere che muoia. Dobbiamo scegliere di accompagnarlo, dobbiamo scegliere di fare resistenza. Non è sempre così e noi a volte ci mettiamo nelle condizioni di capire questi pazienti che cosa potrebbero pensare se noi li manteniamo in vita con una qualità di vita che è sicuramente diversa da quella di prima. Diversa non vuol dire peggio, diversa vuol dire tante cose, vuol dire avere un adeguamento, ma che noi non sappiamo a priori se il paziente vorrà accettare o potrà accettare, ok? Quindi noi abbiamo una responsabilità, dobbiamo a volte sostituirci a quella che è la proporzionalità che il paziente decide di avere. La proporzionalità che decide di avere è una condizione che è suscettibile di modifiche nel tempo. Perché? Perché la nostra vita cambia. Quando abbiamo 20 anni facciamo certe cose, quando ne abbiamo 40 ne facciamo delle altre, e ci sembra che siano state adeguate quelle di 20 anni oppure no. Allora, la storia è questa: 34 anni, papà che porta a scuola la figlia e durante il tragitto ha un incidente stradale. Incidente stradale che crea una problematica di tipo medico molto alta, per cui lui diventa tetraplegico. Diventa tetraplegico e la moglie ci dice che lui non avrebbe mai voluto avere questo tipo di condizione. I tetraplegici, quando hanno la possibilità di farlo, cioè dopo che gli abbiamo fatto la tracheostomia eccetera eccetera, perché non puoi prendere una decisione immediatamente, quindi passi attraverso una condizione, vari passaggi che possono essere più o meno lunghi, il paziente viene tracheostomizzato. Tutti i tetraplegici o comunque i pazienti che hanno scarsissime difficoltà di movimento, per attirare la tua attenzione fanno questo, emettono questo suono e chiamano chi hanno intorno, ok? Una mattina questo signore, che si chiama Dino, fa questo suono, io passavo e in terapia intensiva e mi chiama, insomma, mi avvicino e lui mi fa capire che vuole comunicarmi qualche cosa. La comunicazione con loro avviene attraverso una lavagna che ha un alfabeto e loro ti fanno capire qual è la lettera che vogliono, con cui vogliono comporre le parole, quindi è una cosa lunga. Il tutto è durato 50 minuti, quindi la comunicazione è tempo di cura. Okay?
In questi 50 minuti lui ha preteso che io gli dicessi qual era la sua condizione, quindi qual era la sua condizione in quel momento e quale sarebbe potuta divenire nell'arco temporale di un anno. Quindi io gli ho detto che avrebbe avuto la possibilità di raggiungere un'autonomia dal punto di vista respiratorio, che avrebbe avuto forse la possibilità di recuperare la motilità di questo tipo, basta, senza motilità fine, senza niente, che sicuramente sarebbe rimasto paraplegico. E quindi il passaggio successivo, io mi aspettavo che lui mi dicesse, rispetto a quello che era stato riferito dai familiari, che lui mi dicesse io così non voglio. E lui inaspettatamente mi ha fatto scrivere, io ho deciso che do una chance a voi per farmi avere la vita migliore che potete. Io in quel momento mi sono sentita gelare, nel senso che ho detto, se io avessi ascoltato quello che i familiari mi avevano riferito, senza poterlo verificare, forse avremmo creato una problematica, non da poco. Il tutto per dire che il tempo è sicuramente una condizione indispensabile quando curiamo questi pazienti, perché la patologia evolve nel tempo, ma anche la percezione del paziente evolve nel tempo. Perché facendo un questionario come quello che avete fatto voi e somministrato al personale della terapia intensiva di tutta la provincia di Padova, di tutta la provincia di Treviso e di tutta la provincia di Vicenza, il 69% delle persone ha risposto io non vorrei mai trovarmi in quella situazione perché tu in questo momento non ci sei. Okay? Probabilmente se tu ci fossi non si sa in quale percentuale non potresti cambiare. Questo signore, di cui sopra, a distanza di 2 anni e mezzo, quasi, è venuto a ritrovarci. E ad oggi è capitano d'industria, 100 dipendenti sotto le sue responsabilità, ed è si è messo a fare sport paralimpico, ovviamente. Ok? E lui mi ha detto, per fortuna che quella mattina abbiamo condiviso, okay, perché questa condizione mi ha permesso di capire che io davo una chance a voi, ma voi ne avevate date tante a me. E quindi, se inizialmente, seduto a mangiare con i miei amici, dicevo che non avrei mai voluto avere una vita così, poi invece, messo alla prova, forse ho cambiato idea. Quindi la proporzionalità è del paziente, ma dobbiamo permettere al paziente di farci capire qual è la proporzionalità. Ok? Saltiamo un po' e volevo farvi vedere questo. Questo è il documento che è stato riportato nel caso clinico. Su questo però vorrei soffermarmi un pochino, certo. Perché chiediamo proprio a voi di fare riferimento a queste storie, a queste acquisizioni, e quindi va sottolineato. Nel questionario che abbiamo distribuito, la domanda quale di queste situazioni provoca in te più sofferenza morale, la situazione più votata, che ha l'origine di sofferenza morale in tanti, è la mancanza di tempo per impostare una relazione di qualità. Questo intanto è una risposta che denota molta sensibilità in chi ha messo al primo posto, diciamo così, la sofferenza per non avere il tempo adeguato per impostare una relazione di qualità, perché insomma ancora non manipolati dall'esperienza, così nel primo impatto con la pratica clinica vedono che la relazione è importante, soffrono per non avere il tempo adeguato per... E stiamo inseguendo le vostre relazioni anche da questo punto di vista per vedere all'interno per esempio del contesto oncologico, all'interno del contesto geriatrico, all'interno del contesto critico, l'area critica, terapie intensive, qual è il connotato, la caratteristica di cosa si richiede per una relazione di qualità all'interno del vostro contesto. Qui attraverso un esempio, senza tanta teorizzazione, mi sembra che già venga una risposta a questa domanda di cosa si richiede.
per un reverso di qualità nel contesto delle terapie intensive. Abbiamo visto nel campo oncologico per una relazione di qualità, abbiamo visto la sottolineatura della Zagonel sulla disponibilità ad accogliere, ad ascoltare il racconto della storia del paziente, insomma una storia che a un certo punto viene interrotta, allora la possibilità di fargli raccontare la vita per, diciamo così, ristrutturare la propria, il proprio vissuto, e quindi la capacità di ascoltare, un indicatore di buona qualità, la capacità di ascoltare, avendo spazio per ascoltare, spazio dentro, e altrettanto inseguendo la relazione di Giantin da questo punto di vista, dal punto di vista cioè della qualità della relazione nel contesto geriatrico, insomma una cosa che mi è rimasta impressa a me molto della relazione di Giantin è stato il potersi insomma identificare con la persona anziana, identificare con la persona anziana, perché c'è il rischio nei confronti della persona anziana, una persona magari toccata dalla decadenza, decadenza cognitiva, toccata poi dalla demenza, la difficoltà a identificarti, a non percepire più l'umano che c'è nell'altro, e quindi la capacità di reciprocità, addirittura lui dice reciprocità, ma comunque la difficoltà a identificarsi con l'umanità dell'altro di fronte ai segni della decadenza dell'anziano. Quindi una relazione capace appunto di restituirgli il senso della propria dignità, confermarlo nel senso del proprio valore. Quindi, insomma, indicatori importanti vengono fuori anche da questa storia clinica. Il tempo, per esempio, per una relazione di qualità nel terapia intensiva è estremamente importante, con tutte le innovazioni che ci sono per quanto riguarda la capacità di parlare, e quindi come fare per mettersi in contatto, ascoltare. All'interno della tua relazione ci teniamo insomma a seguire questa. Però visto che magari insomma scambiamo un po' di opinioni, perché io credo che una relazione di cura, che prevede quindi un'adeguata comunicazione, debba avere un continuum. Debba avere un continuum non solo perché c'è una fascia temporale che prevede che il familiare venga e parliamo con loro. Io ho fortemente voluto dal 2008-2009, la rianimazione aperta. Cosa vuol dire rianimazione aperta? L'animazione aperta vuol dire che i familiari, gli amici, tutti quelli che possono avere una relazione con il paziente possano entrare liberamente. Liberamente vuol dire che a parte le ore della mattina in cui se no non riusciamo a lavorare, dalle ore 1 circa abbiamo il colloquio con i familiari e dopodiché si scambiano all'interno della terapia intensiva e quindi entrano a letto, fisicamente a letto del paziente, due per volta nelle prime due ore, poi siccome c'è da fare lavorare col paziente, uno alla volta fino mediamente alle 9-10 di sera. Che cosa succede dopo un po' che questi pazienti sono ricoverati? Che gli infermieri che sono presenti al colloquio con i pazienti, con i parenti, quindi sanno che cosa noi gli diciamo e quindi loro eventualmente al posto letto ripetono o comunque sottolineano quello che loro hanno sentito e quindi che gli viene detto, continuano questa relazione anche a letto, e dopo un po' che il paziente è ricoverato, le madri, i mariti, le mogli, insomma quelli che ci sono lì, aiutano gli infermieri in alcune manovre, okay? Per esempio mettono al posto del ventone, delle robe più semplici, fino alle condizioni per cui aiutano magari anche a girare il paziente o lo aiutano a metterlo in sedia se questo arriva a quel livello lì. Quindi questo continua una relazione di cura, anche quando va male. Perché mi è venuto in mente, e quindi lo prendo, che recentissimamente, perché purtroppo risale al mese di aprile, è morto un ragazzo, ok? Morto un ragazzo che poi tra l'altro è diventato anche un donatore, e la mamma mi ha scritto una lettera, non ve la sto a leggere tutta,
però secondo me è una cosa bella, perché dice: avete dato a me, al papà e ai suoi fratelli, ma anche a tutti gli amici che hanno avuto la possibilità di salutarlo, di sussurrargli tutte le cose mai dette precedentemente e di accarezzarlo. Ci avete lasciato il tempo di sperare in un miracolo e contemporaneamente di metabolizzare l'accaduto. Non avete mai sbagliato una parola, anche nei momenti più difficili, nei discorsi che un genitore non vorrebbe mai ascoltare, siete riusciti a trovare le parole giuste, le parole che, sebbene trafiggono il cuore, ti fanno capire che cosa avrebbe detto se c'è il nome del figlio. Durante quindi l'ultimo saluto abbiamo presentato un video che racconta la storia di Paolo, diciamo, la sua missione di vita, quello che Simone è riuscito a trasmettere in questi 22 anni, e io ho pensato a lei, lei che è riuscita ad ascoltarlo senza che lui parlasse, lei che con la sua dolcezza e professionalità mi ha accompagnato in questi giorni difficili, lei che mi ha fatto ascoltare Simone mettendo un attimo da parte l'egoismo di mamma. Questa cosa qua nasce dal fatto che tu devi avere il tempo di ascoltarlo. E tutti quanti noi medici diciamo: il tempo noi non ce l'abbiamo, ok? Non è sempre vero, non è sempre vero. È vero nella misura in cui siamo subissati di cose da fare, però tra una cosa da fare e l'altra abbiamo 2 minuti, 5 minuti, 4 minuti in cui basta andare vicino al letto e magari solo appoggiare una mano sulla spalla della mamma, del papà, del figlio o di qualcun altro. Queste cose qua sono molto molto apprezzate, perché c'è una comunicazione verbale, ma c'è anche un non detto, e il non detto dice molto di più che il verbale a volte, ok? E loro se lo ricordano, quando dice non avete mai sbagliato una parola, loro hanno ascoltato tutto quello che gli abbiamo detto, l'hanno forse metabolizzato non tutto, però sicuramente hanno capito qual era il messaggio, ok? Allora, ritorniamo quindi al nostro Covid. Periodo difficile, nel periodo difficile molto molto presto la SIARTI e in particolare la sezione di bioetica, che in cui ci sono persone secondo me molto brave e che ovviamente sono rianimatori che si sono occupati di bioetica, affiancati a persone che fanno solo bioetica, hanno deciso che, questo è 6 marzo 2020, quindi siamo molto molto vicini allo scoppio della pandemia, hanno deciso che forse bisognava aiutare chi lavorava in prima linea, aiutarli nella misura in cui si poteva, quindi dando facendo delle raccomandazioni. Quindi c'è uno squilibrio tra le necessità c'era uno squilibrio tra le necessità cliniche reali nella popolazione e la disponibilità di risorse. Vero, non avevamo così tanti posti di terapia intensiva. Alcuni li abbiamo creati, però, ok? E abbiamo cercato di capire effettivamente quale potesse essere la persona che poteva essere più adeguata per un percorso di terapia intensiva. Cosa vuol dire più adeguata? Vuol dire che non perché aveva 80 anni non si portava in terapia intensiva. Noi abbiamo fatto una valutazione di tutti i pazienti che erano stati ricoverati prima in terapia in malattie infettive o in medicina, e ovviamente affetti da Covid, e che avevano un'età superiore ai 75 anni. Di questi ne sono stati ricoverati, non ricoverati, pochissimi in terapia intensiva, ma non per motivi di non disponibilità di posto letto, ma per una valutazione multidisciplinare di quella che sarebbe stato il percorso in terapia intensiva, che non avrebbe portato a una risoluzione del quadro e soprattutto a un'aspettanza di vita che fosse stata degna di quello che si poteva fare. Quindi la condizione per cui ci si è trovati è che c'era una condizione di disparità fra disponibilità e esigenza di ricovero, per cui i criteri di accesso li hanno cercati di sintetizzare in questi 3 punti: appropriatezza clinica, proporzionalità delle cure, giustizia distributiva e di appropriata allocazione delle risorse. Questi sono quelli che sono stati cercati
di, boh, forse in maniera un po' sommaria, di essere delineati per quanto riguarda il caso di Carlo, no? La appropriatezza clinica, il paziente aveva un distress respiratorio, quindi teoricamente sarebbe dovuto essere ricoverato, okay, in terapia intensiva. Probabilmente una intubazione e una ventilazione meccanica soprattutto avrebbe potuto dargli delle chance, ma le chance sono equivalenti a una condizione di sopravvivenza di lunga durata che possa avere, per, che possa mettere lui in condizioni di adeguatezza. Questo non lo sai, non lo sai quando vai al letto del paziente in malattie infettive in cui l'infettivologo ti chiede in maniera molto pressante di ricoverarlo in terapia intensiva perché lui fa fatica a tenerlo lì, ok? Però tu contemporaneamente magari hai effettivamente il paziente nel pronto soccorso in cui tu hai stabilito, secondo dei criteri che sono di tipo scientifico, quindi l'appropriatezza la decidi da un punto di vista scientifico, che quella condizione è più meritevole di terapia intensiva. La condizione di giustizia distributiva, il professor Viafora sicuramente potrebbe farvi una dotta relazione su questo, ma banalmente, e dico banalmente e lo ripeto perché cerco di riassumerlo in due parole, do a chi ritengo che possa in quel momento essere più adeguato ad essere trattato, perché alla fine questa è un po' la condizione che si verifica, perché le risorse non solo tecniche ma anche umane sono erano abbastanza complicate in quel momento. Però non funziona chi prima arriva viene curato, ok? Lì c'è stata fatta una valutazione. Io vi ho riferito prima che a Padova alcuni casi complicati li abbiamo discussi. C'è tempo per discutere, non è che i pazienti sono tutti in arresto cardiaco o in saturazione al 60%. In quei casi lì a volte abbiamo deciso di avere una condotta protettiva, quindi abbiamo proceduto anche all'intubazione e abbiamo poi deciso di interrompere questa condizione perché le condizioni del paziente non potevano, non erano permissive di una risoluzione, ok? Quindi la proporzionalità è sicuramente uno dei criteri che dobbiamo tenere conto, però quello che purtroppo dobbiamo fare in acuto è capire quale può essere la prognosi del paziente. La prognosi del paziente è una delle condizioni credo più difficili da tenere, no? Vi dicevo che la prognosi del paziente la possiamo prevedere nella fase iniziale, ma il concetto del tempo è un'altra condizione che ci permette di far sì che la prognosi che abbiamo stimato nelle prime 72 ore poi possa essere adeguatamente bilanciata, ma soprattutto possa essere in qualche modo confermata, ok? Il tempo ci permette di vedere qual è l'evoluzione della patologia, ma ci permette anche di acquisire informazioni rispetto a quello che il paziente potenzialmente potrebbe aver voluto o potrebbe volere. Quindi la prognosi deve avere una condizione che permetta un processo decisionale, senza stare attenti, e stando attenti però, che non sia una paralisi prognostica. Questo è un trabocchetto che c'è molto spesso. Nel senso che noi, dicendo non conosco la prognosi del paziente, mi fermo e faccio, tra virgolette, sopravvivere il paziente. La sopravvivenza del paziente, se non ha una condizione di progetto terapeutico, non è una condizione che debba essere per noi adeguata. Noi dobbiamo avere delle condizioni che ci permettono nel tempo di capire qual è l'evoluzione della patologia del paziente. Tempo lo decide il paziente, ma non può essere troppo prolungato perché la terapia che noi mettiamo in atto deve assolutamente avere una sua efficacia e l'efficacia non abbiamo gli strumenti per poterla vedere. Deve avere una condizione per cui noi abbiamo delle cure che possono avere un'aggressività sempre maggiore. Adesso noi abbiamo degli strumenti per cui potremmo continuare ad libitum queste terapie, ma dobbiamo sapere se innalzare il livello è una condizione che porta a un processo positivo per il paziente. E dobbiamo anche sapere se la problematica di una complicanza ulteriore rispetto a quello che il paziente ha ci
prevede che noi dobbiamo in qualche modo fermarci. Quindi dobbiamo sapere che senza volerlo, io e il professor Viafora abbiamo letto lo stesso libro, ok? E senza volerlo io ho riportato in alcuni brani molto brevi di questo libro. Questo libro si chiama Con cura, Care in inglese, ed è il diario di un medico che è deciso a fare meglio e trovando in questo sottocapitolo è saper lottare e sapersi arrendere. Un tempo pensavo che la cosa più ardua del mestiere di medico fosse acquisire le necessarie competenze. Mi sono reso conto che la cosa più difficile è capire dove comincia e dove finisce il nostro potere. Oggi disponiamo delle sofisticate risorse della medicina moderna, imparare a usarle è piuttosto difficile. Ma la cosa in assoluto più difficile è comprenderne i limiti. La regola in apparenza più semplice e sensata da seguire per un medico è lottare sempre, cercare sempre qualcosa di più da fare. È il modo migliore per evitare l'errore peggiore, quello di arrendermi con qualcuno che avremmo potuto aiutare. È vero che il nostro compito è lottare sempre, ma lottare non significa necessariamente fare di più. Significa fare la cosa giusta per il paziente, anche se non è sempre chiaro che cosa sia giusto. Quindi la condizione per cui noi in azienda abbiamo cercato di fare degli incontri etici o bioetici è appunto di chiederci che cosa succede nei vari casi che abbiamo con cui abbiamo avuto a che fare, e i seminari si chiamavano CARE. CARE è conoscenze, azioni, relazioni etiche, e questo in 4 anni che le abbiamo fatte sicuramente ci hanno permesso di capire qualcosa di più. Tutto? No, sicuramente no, però la discussione che si fa su una storia clinica di un paziente è una condizione che arricchisce tutti. Una cosa che a me è sempre impressionato è che quando abbiamo fatto degli incontri, non in care, ma degli incontri all'interno dell'unità, in cui partecipavano anche gli operatori sociosanitari erano quelli che, avendo più vicinanza col paziente perché ci stavano più vicino, riportavano delle sfaccettature del paziente che tu non avevi saputo cogliere e che loro invece coglievano, e che magari riuscivano a farti ricostruire molto meglio la storia anche di questo paziente. Io credo che possa fermarmi qua e vi ringrazio per l'attenzione. Però se ci sono domande siamo qua. Sì, sì, adesso inizia la parte. Le mie, dove sono qua le mie? Le tue. Marina, tu hai ascoltato una bellissima storia, una bellissima storia dove ti ringraziano per come, insomma, sei stata con i genitori di questo ragazzo di fronte a situazioni veramente difficili. Vai, scusa, ti interrompo. Ringraziano me, ma ringraziano tutto il team, eh. Cioè, nel senso, certo, che io, insomma, sono poi, tra virgolette, il portavoce, sì, però esatto. È una storia, diciamo così, positiva. C'è stata invece qualche situazione in cui non c'è stata una soluzione così positiva, ma invece c'è stata rottura, oppure il senso di non essere stati capiti, frustrazione, scontro. Allora, la frustrazione rispetto alla relazione che puoi aver avuto, in questo momento non me ne viene in mente una in specifico. La sensazione che a volte hai, o almeno io ho, è quella di non riuscire a far capire ai familiari quale può essere il sentito al di là della malattia del paziente, che è una condizione molto difficile da capire perché loro non la stanno vivendo.
non lo stanno vivendo, perché dopo loro diventano i caregiver, quindi se loro non hanno ben chiaro che cosa si devono aspettare, ovviamente questo diventa una complicanza per la vita che c'è dopo, che dovranno condividere. Quindi una delle storie abbastanza recenti che abbiamo avuto è stato di una ragazza che ha avuto un esito non particolarmente favorevole, nel senso che non è morta, però ha avuto una grave disabilità per un trauma cranico, un incidente stradale. E lei passeggera dell'auto, guidata dalla persona con cui lei condivideva la sua vita, incinta. Il bambino è stato perso e la famiglia di lei non aveva sicuramente un buon rapporto con lui, e la famiglia di lui diciamo che non era proprio una famiglia modello, okay? E ha fatto molto male a tutti vedere la mamma di lui, di lei, che quando entrava pretendeva che lui andasse fuori, e tutti trovavano in una condizione di grave imbarazzo, perché lui effettivamente era il compagno, avevano un figlio che doveva teoricamente nascere, però la mamma era la mamma. Quindi questa condizione qua sono quelle condizioni che mettono, dici, forse tu avresti potuto fare qualcosa di più per far capire che in quel momento non è il momento in cui avrebbero dovuto litigare. Okay. Poi condizioni, di solito le condizioni che si creano più brutte da un punto di vista degli scontri, tra virgolette, anche se devo dire per fortuna grossi scontri non ce ne sono stati, è quello per cui il paziente entra per una patologia di elezione, ha una complicanza, non gli viene spiegato qual è stata la complicanza, o gli viene spiegato male, perché all'inizio l'intervento non va tutto bene, non ci sarà nessun problema, e poi i familiari perdono la fiducia sul sistema, perché ci avevi detto che andava tutto bene e poi la condizione invece non è più di questo tipo. Quindi lì ricostruire una relazione è molto molto difficile. È molto difficile anche sopportare che una famiglia ti dica: io voglio parlare con lui ma non voglio vedere lui all'interno di una stessa unità. E quindi queste forse sono le cose che sono... Voglio parlare con un medico, voglio parlare con un altro. Quindi questo magari insomma non è proprio una condizione favorevole. Okay. Poi ovvio che le situazioni che mettono in difficoltà ci sono. E all'interno dell'equipe, nel campo delle terapie intensive, ricorrono situazioni in cui c'è un conflitto fra sensibilità etico-professionale diverse, tipo il medico di solito portato ad essere più intensivo a fronte degli infermieri che in molti casi sono più attenti alle conseguenze di un certo trattamento sulla globalità del paziente. Oppure ci sono modi e condizioni per mettere insieme questi sguardi diversi, perché sguardi diversi ce ne sono per il profilo del medico, dell'infermiere o di altri operatori. Il rischio è che quanto più è affollato la struttura, insomma, il setting, non c'è solamente una professionalità, ce ne sono tante, ci vuole, diciamo così, un certo modo di gestire queste diverse prospettive. Ma nella tua esperienza ci sono stati scontri, conflitti fra proprio infermieri e medici, per esempio, perché gli uni orientati più verso una scelta e altri, e quali sono i modi appunto per valorizzare questi sguardi diversi piuttosto che diventino sorgente, diciamo così, di conflitto? Allora, io credo che il lavorare in terapia intensiva vuol dire lavorare in team, anche in tanti altri posti, ok? Ma in terapia intensiva sei in un ambiente stretto, in un ambiente in cui si vivono le emozioni positive e negative molto frequentemente, quindi devi cercare di condividere. La condivisione non è solo con il familiare o col paziente, la condivisione è anche con le persone con cui lavori. Okay.
Allora, se tu parti da questo presupposto, cioè non è che vai la mattina, se fai il briefing sulla valutazione di quello che è il programma della giornata, e poi io ritengo che sia una condizione adeguata, non tutti possono partecipare, quindi partecipano solitamente i medici. Quando tu hai finito questo, devi comunicare il programma di lavoro a chi dopo lo deve eseguire, giusto? Questo è una cosa che non viene fatta sempre, che viene però molto apprezzata. Il fatto di condividere con le persone questa cosa prevede anche che, facciamo l'esempio classico, no? L'esempio classico è il paziente non è in una condizione di progressione positiva per quanto riguarda il trattamento, quindi per una serie di motivazioni che sono le pluripatologie, che sono bla bla bla, si decide di astenersi. Okay? L'astensione dalle terapie, quindi l'accompagnamento del paziente, non può non essere condiviso, perché questa condizione prevede se no che se tu la pensi diversamente da me e non puoi esprimerti, questa condizione diventa una condizione di rabbia. Okay? Perché io curo il paziente in modo diverso da te, ma lo devo curare insieme, e quindi se questa condivisione non c'è, il nostro piano terapeutico va in direzioni opposte. Quindi quando noi decidiamo che in maniera non singola, ma dopo una discussione o dopo una condivisione, che la condizione è questa, la si condivide anche con la coordinatrice, con gli infermieri, eccetera, eccetera, che partecipano, come vi dicevo prima, anche alla comunicazione con i familiari. Okay? Quindi, con la comunicazione con i familiari, loro sono già preparati. C'è qualcuno che gli dice: ma siamo sicuri che? Siamo sicuri sì, perché uno gli dice: vieni, ti faccio vedere la radiografia, l'attacco, tutte queste cose qua, e ti faccio vedere che questo paziente era così 10 giorni fa e purtroppo non sta andando da nessuna parte. Ok? Quindi la condizione di condivisione, secondo me, è basilare. Quando noi abbiamo deciso di aprire la rianimazione, abbiamo fatto un questionario, perché ci piace anche a noi fare questionari. E questo questionario io mi aspettavo, noi ci aspettavamo, insomma, che avesse una lesione, insomma, alla domanda: apriamo la terapia intensiva così i pazienti, i parenti possono entrare H18, mi aspettavo che ci fosse un'adesione del 30-40%, perché c'è un piace di lavorare osservato, il parente viene qua poi mi dice che ho le mani sporche, non riesco a aspirare bene, insomma, tutte queste cose qua. Okay? Quindi invece prima un'ora di presenza del familiare in cui non c'era nessuno in terapia intensiva se non un medico o un infermiere, e tutti gli altri erano raggruppati in cucina perché così non avevamo nessun rapporto. Okay? Invece l'adesione è stata del 60-68%, quindi alta. A 6 mesi di distanza dall'apertura, il questionario mandato ha dato una vuoi continuare a mantenere la rianimazione aperta? 98%. Quindi questa condizione vuol dire che è stata sentita positivamente anche da queste persone, che quindi condividono, perché poi si scambiano i numeri di telefono con i familiari. Quindi la condizione diventa questa che vi ho letto, prima che mi arrivasse via posta, mi era arrivata fotografata da una infermiera che aveva scambiato il numero di telefono con mia madre. Quindi questa condizione è positiva. Poi c'è sempre quello che è più titubante rispetto a quello che non lo è. Okay? Però poi se tu fai degli incontri come abbiamo fatto sui casi un po' più particolari, ne racconto un altro, poi mi taccio, giuro. Una ragazza di 21 anni, studentessa di medicina. FIRE, non so se voi sapete che cos'è, stato epilettico legato a una febbre incorcibile, okay, di natura non determinata. Quindi viene ricoverata in ospedale SPOC, fa una serie di terapie, queste terapie non funzionano, le trasferiscono in
Padova, dove cominciamo a fare tutte le terapie che gli possono venire in mente, le abbiamo fatte, senza avere nessun risultato. Lei continuava ad avere uno stato epilettico continuo, saltava 10 cm saltiamo del letto, avendo 5 antiepilettici in terapia, 2 sedativi, cura realizzata, un disastro. Okay? Abbiamo telefonato fino alla Mayo Clinic per sapere se loro avevano qualche tipo di terapia, a posto. Okay? Questa paziente è stata ricoverata 35 giorni. Tutti quanti, quelli della terapia intensiva, erano non affezionati di più, perché la famiglia, la mamma infermiera, lei studentessa di medicina, il fratello, lo stesso studente di medicina, e quindi era una cosa molto che aveva preso molto, e quindi a un certo punto la paziente non andava, cioè non aveva nessuna risposta, nessunissima terapia, e quindi condivisione con i familiari era stato deciso di accompagnarla, perché la madre e il papà dicevano che lei non avrebbe mai voluto avere nessun tipo di menomazione o comunque di problematica da un punto di vista di qualsiasi natura motoria ne altro. Va bene, qui è riportata questa cosa, è confermata dalle amiche e da tutto il resto, va bene. Quando è stato comunicato agli infermieri, è stata una scena che io mi ricordo ancora dopo parecchi anni, per cui cioè non hanno detto niente e ognuno è andato in un angolo diverso. Dopodiché abbiamo lasciato passare un po' e poi gli ho detto andiamo un attimo nella classica cucina del reparto. E loro hanno detto, noi non riusciamo a concepire che lei non sia più in quel letto, lo sappiamo che non avrà grandi chance, ma è una di noi, che è una cosa molto forte, okay? È una di noi e anche dobbiamo avere il tempo di metabolizzare questa cosa, per cui il suo percorso è finito, ma il nostro tempo non è ancora sufficiente per capire che è finito. Okay? Quindi abbiamo deciso insieme di aspettare un po' di giorni, loro hanno avuto modo di parlare con i familiari, avevano scambiato, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto stare dentro una notte la mamma e il fidanzato con lei, quindi l'infermiera con lei, e poi la mattina successiva lei ci ha lasciato. E gli infermieri, cioè la mattina in cui è successo, loro lo sapevano, gli hanno portato un mazzo di rose bianche. Rose bianche, il numero uguale a quello di tutti i componenti della terapia intensiva. Uguale, ho capito che non ce l'abbiamo fatta, ma l'accompagniamo. Basta, adesso parla tu. Allora, facendo un po' il punto della situazione, apriamo un attimo il dibattito, partendo dal caso di Carlo, insomma il caso che ha letto prima Davide, aggiungendo direi a pieno titolo anche quei due o tre ulteriori casi che ci sono stati presentati, dai racconti potrebbe stendere emerge il parere discordante tra varie figure. Nel primo era infettivologi del reparto, intensivisti, infermieri e medici, via dicendo, i quali ritengono che con l'intubazione Carlo e tutti questi vari pazienti nelle condizioni differenti avrebbero la possibilità di farcela, quello dell'anestesista che invece intende dare la precedenza ad altri pazienti, oppure abbiamo anche visto ad altre condizioni con maggiori speranze di sopravvivenza. È giustificata la scelta dell'uno rispetto alla scelta dell'altra? Se condividi la scelta, quali sono gli argomenti più validi che la sostengono secondo te, sia direi da un lato che dall'altro, e pertanto anche quali sono le controargomentazioni che si potrebbero sollevare e come rispondi a questi eventuali controargomenti? Ma in primo luogo, come il professore ci tiene sempre, dipendentemente un po' anche dal percorso di studi che ognuno ha fatto, se durante il caso clinico iniziale, successivi, l'elaborazione, poi ci sono dei dubbi, dei desideri di approfondimento e via dicendo, fateceli sapere prima in maniera tale da poter creare una base comune da poi
ulteriormente continuare il dibattito, va bene? Prego. Prego, se si prende il microfono che così ci sentiamo. Intanto vi ringrazio per questa opportunità veramente disperata, che tante volte la provvidenza ci porta su strade che non si pensa. E l'altra sera sono entrato a San Francesco e ho visto la locandina. Se non entravo a San Francesco non avrei saputo nulla. Io ho fatto una vita di medico di medicina generale e quindi ho diciamo, assistito un po' da lontano a quello che accadeva ai miei pazienti quando entravano in queste fasi di cui ci ha parlato così bene la collega. E la cosa che sicuramente mi trova d'accordissimo, che mi ritrova totalmente anche in tutta la mia professione, è la relazione medico-paziente. Relazione medico-paziente, il tempo che si dedica alla relazione è sicuramente un tempo di cura, secondo che mi viene da dire che addirittura supera l'importanza anche di tutti i tecnicismi, tutti gli antibiotici, tutti gli esami strumentali che vogliamo mettere, perché una cosa che mi ha sempre colpito e che credo che faccia un po' il paio con quello che si raccontava prima è il fatto di sentirti dire da un paziente che mi ricordo ancora quello che lei mi disse 20 anni fa e dice una cosa di una banalità unica a mio avviso, ma evidentemente così profonda nel paziente che lo ha così colpito. Quindi l'importanza di quello che noi possiamo trasmettere nella nostra relazione. Vabbè, fatta questa premessa, per quanto riguarda questo caso clinico, però diciamo che forse mi pare di intravedere più che altro una incongruenza tra le possibilità che c'erano in quel momento per il signor Carlo, perché non è che l'anestesista disconoscesse l'utilità della intubazione, ma diceva se io ne posso intubare solo uno, credo che in ogni caso bisogna fare una scelta da quella di cui si parlava prima, quindi non so se in questo caso specifico credo che l'unica soluzione, così dico una banalità, era trovare un posto dove anche Carlo potesse essere intubato. Grazie. Marina, che abbiamo bisogno della tua risposta? No, allora questa condizione qua è, non so se ha una risposta unica, ha una risposta che è quella per cui il ragionamento che è stato fatto qui è non tanto sull'età quanto sul fatto che la manovra di intubazione avrebbe potenzialmente potuto dare un prolungamento alla vita di Carlo. Quanto sarebbe stato prolungata la sua vita non lo sappiamo, ok? Però sicuramente molto meno di quello che probabilmente arrivava dal pronto soccorso. Quindi quando si fa una scelta di appropriatezza di ricovero in terapia intensiva, tu dovresti cercare di vedere quella che è la potenziale risposta terapeutica a quello che tu metti in atto, okay? Perché qualsiasi manovra noi facciamo, l'intubazione stessa, la ventilazione meccanica stessa, ha una condizione che prevede delle complicanze. Se le complicanze in quel momento prevedi che possano essere superiori a quelli che sono i benefici del paziente o comunque non portarlo ad avere una grande sopravvivenza, è una condizione per cui forse l'atteggiamento vado verso questo piuttosto che verso quello, ecco. Però c'è da dire anche che quello che bisogna fare è che, abbiamo detto prima, il tempo è quello che ti aiuta ad essere più appropriato, perché ti permette di capire cosa succede. In questa situazione qua a volte non è stato possibile, però bisogna essere certi di aver sondato tutto quello che era possibile fare per il paziente. In quei casi che noi abbiamo discusso,
in fase di Covid, di pandemia, ci sono state anche delle condizioni in cui abbiamo ritenuto che il parere del comitato etico non è mai vincolante, quindi questo lo dobbiamo sottolineare, però sicuramente parlando di cioè esprimendo il parere di un certo tipo è stato anche espresso il parere per cui si riteneva che quello che era stato messo in atto per quel tipo di paziente e che non aveva dato gli esiti adeguati si potesse sospendere, okay? Proprio perché se dobbiamo avere una equità distributiva, la giustizia distributiva prevede che le risorse vengano date a ciascun paziente, quindi a un certo punto c'è anche questo tipo di ragionamento che deve essere fatto. L'altra condizione che io credo che debba essere sottolineata con il Covid, e siamo dopo quindi possiamo farla, è che in Veneto siamo stati fortunati, nel senso che non abbiamo avuto questo tipo di problematica. In Veneto non mi risulta che ci sia stato nessuno che non ha avuto la possibilità di accedere alla condizione di più adeguata, ritenuta più adeguata in quel momento per quel tipo di paziente. Quindi c'è una responsabilità a monte che è quella dell'organizzazione della sanità, che non è banale, che non è banale, perché io posso organizzare la terapia intensiva in un certo modo, ma c'è qualcuno sopra di noi, di me o di qualcun altro, che deve darmi la possibilità di poter mettere in atto quello che io ritengo più opportuno. Quindi, come siamo stati in grado di farlo in Veneto, cioè io mi ricordo che qui a Padova in un pomeriggio, quindi dico un pomeriggio dalle ore 2 alle ore 9, è stato aperto un reparto di fisiopatologia respiratoria semi-intensiva, quindi hanno chiesto aiuto a chi c'era in terapia intensiva di andare a aiutare a allestirlo, ma è stato fatto in un pomeriggio, vuol dire. Quindi sono gli uomini che devono fare le cose, e se gli uomini fanno le cose forse possono essere fatte anche bene. Qui però in questo caso c'è l'intensivista che si esprime in questi termini, ma daremo la priorità a un paziente più giovane proveniente. Questo è fuorviante al massimo, secondo me. Daremo priorità non a un paziente più giovane, a un paziente che, a prescindere dall'età, è più in grado di giovarsene di questo trattamento, cioè, perché è imperativo di salvare quante più vite possibili. Sì, ma quello che deve essere adesso, al di là del Covid, ok? È una condizione che deve essere sempre alla base di qualsiasi decisione che noi prendiamo, perché ho iniziato dicendo decidere è un verbo che ci accompagna sempre, perché è così. Davide lavora in pronto soccorso e deve decidere, e un arco temporale anche molto stretto, okay? Quindi questa situazione qua è quella di decidere per il meglio, perché tu sei tenutario di conoscenze scientifiche che definiscono l'appropriatezza, ma l'età è uno dei parametri. È uno dei parametri che entra se a parità di altri, in questo momento c'è un signore del 1969, quindi ritenuto giovane, perché adesso siamo vecchi, molto più in là, ok? Che ha un'insufficienza renale al quarto stadio. Ha un enfisema bolloso con un PNX spontaneo che va un giorno a destra, un giorno a sinistra. Okay. Ha una infezione, entra per una problematica di tipo settico, ha già avuto un'amputazione in una gamba, però è giovane, quindi dovremmo trattarlo, giusto? Cioè, vuol dire, non è questo il parametro è di fare un bilancio lesionale del paziente per stabilire su quel paziente il piano terapeutico adeguato. Quindi in questo caso clinico il fatto di dire vado verso il paziente più giovane non è una giustificazione. Il paziente più giovane, se questo paziente, il parametro è la potenzialità di anni da spendere nel paziente A è maggiore rispetto al paziente B. Solo il criterio clinico non è discriminante, perché ci può essere uno più giovane, ma clinicamente gravato da complicanze, è questo in questo senso. Storia dell'età adesso basta. sì, basta. Sì, infatti. Perché io che 47 anni avevo 70,
anni, io mi ricordo l'epoca in cui dopo i 60 anni è finita. Io oggi ho pazienti, adesso ne vedo sempre meno, ma insomma, 94 anni, in perfetta salute, policistite acuta, se la opero ce la fa, se non la opero non ce la fa. Si opera, con le tecniche di innovazione che c'è, si fa, cosa che non mi sarei mai sognata molti anni fa. Allora, il criterio età, noi medici, non ha più quella valenza, è il criterio clinico, punto. Cioè, perché se continuiamo a pensare che quello è un criterio perché l'età ti porta molte, molte comorbidità. Questo io... L'altra cosa che volevo dire è che mi fido talmente tanto del criterio clinico della Monari che ogni tanto quando la incontro gli dico: guarda che succede questa roba, sai che devi fermarti, perché usa criteri clinici e i criteri clinici e prognostici sono quelli fondamentali. Terza cosa, poi mi taccio io. Va bene. Un primario che è diventato direttore deve anche occuparsi della parte amministrativa, non solo della parte clinica. Un primario è uno che ha a che fare con tante persone diverse e deve governare un sistema con una idea di fondo e ha più tempo dei suoi collaboratori per i dialoghi con i pazienti. Ha più tempo. E la Marina 50 minuti, se uno dei miei collaboratori fa 50 minuti a chiacchierare con un paziente, qualcuno gli dà una ragione. Se lo faccio io non si sogna nessuno di farlo. Però se io lo faccio, lui impara a non farlo. Cioè, è un ruolo importantissimo quello del direttore che dà le direttive e lavora insieme a tutti gli altri. Marina lo sa fare, io penso di averlo saputo fare, ma anche questo ruolo gerarchico, andare a ripagare per avere le risorse, è una cosa abbastanza normale, tutti i giorni ormai, tutti i sacrosanti giorni. Ma questo non fa venire meno quei 50 minuti a chiacchierare. Vi racconto un caso banale, che non è banale. Uomo di 40 anni, in piena attività viene ricoverato, ha un megacolon tossico, voi non sapete che cos'è, ma c'è una brutta testa. Non si capisce perché una settimana prima stava bene, in quel momento rischia di morire. Si parla con la terapia intensiva, si vede di fare il massimo possibile. E lui dice: guardi che io sto per avere il secondo figlio, mi nascerà fra un mese, o mi tirate fuori o io non vedrò mio figlio. Uno mi cascano braccia e gambe. La soluzione? Colectomia totale con stomia definitiva, sacchettino a vita. A 40 anni non è il massimo, non è il massimo. E devi decidere perché in 24-48 ore la perforazione è lì e quindi dopo diventa un guaio molto più serio. E in accordo con la terapia intensiva, il chirurgo, la famiglia e lui, e ci si è messo il tempo che voleva. Quando è nato suo figlio gli ha mandato la foto e ha detto: a me del sacchettino non mi importa nulla, non mi importa nulla, perché ci sono delle priorità che noi abbiamo da fare con persone. Poi il direttore deve fare anche altro, però ogni persona ha la sua vita, la sua storia, e se non hai criteri clinici, e siccome siamo vecchie, io almeno, i criteri clinici devono sempre essere prioritari, e io basta con la storia, è vecchio, no! Però adesso faccio del controaltare. Dico anche che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'età non deve essere un criterio per cui non tratto, però le comorbidità devono essere un criterio su cui io penso, perché in questo momento noi abbiamo a che fare con pazienti che hanno delle età avanzate, che hanno quindi tantissime comorbidità, che hanno la demenza, che non sono più in grado di capire cosa sono, cosa fanno, e che noi ci ostiniamo a continuare con
famiglie. L'altro problema attuale è che noi abbiamo pazienti che vengono ricoverati, che noi trattiamo e che poi necessariamente vanno in strutture perché non hanno nessuno, perché sono mono. E questo è un problema che sarà sempre più complicato da gestire, perché adesso non ci sono più le grandi famiglie, 10 fratelli, e le case che permettono di avere un sostegno da altri. Il sostegno è la persona di se stessa, e però se la persona non ce la fa. Altre domande? Giovani medici. Sono spaventati dal dover pulire. Non è vero, Davide, è vero? No, che sono questioni. Dai, vieni. Che si usano sulla propria carne, quindi. No, soprattutto la no, vieni, sul... prendi. No, la... Adesso glielo porto io, faccio la valletta. No, la questione del tempo è quella più interessante, diciamo, cioè come trovare il tempo per. Perché si vede che il tempo è cura e alle volte è quello che fa la differenza, cioè. Però si trova anche, ho anche discusso dell'apertura ai familiari, cioè lo stesso invece ho un familiare rapporto che meno li vedo, meglio è, però riconosco anche che è un tempo che si è speso bene, dà un guadagno dopo anche nella fiducia, che dopo la dimissione, la terapia da seguire, però anche io probabilmente quando avevo incontro soccorso erano più incattiviti, più spaventati, più... Sì. Identifico più come l'istituzione Stato che mi ha fatto aspettare 5 ore con un codice giallo. Adesso ti svelo un segreto. E 15 giorni fa, esattamente 15 giorni fa, io ero 15 giorni fa nella hall del tuo pronto soccorso. Dove? A Sant'Orso, non credo che tu fossi in turno, e ero insieme con delle altre persone, io ero anonima, quindi quello che le persone dicono lì, e non lo dico in dialetto perché sennò chi c'è non lo capisce, sono qua da 4-3 ore e nessuno mi ha detto niente. Sono fuori ad aspettare, chissà cosa stanno facendo dentro, quella porta chiusa, chissà cosa sta succedendo dietro. Io mi sono guardata intorno, per fortuna un tuo collega mi ha chiamato, perché sennò ti assicuro che sarei andato a aprire la porta. Perché credo che una delle problematiche maggiori sia tutti i film che ci facciamo dietro, noi utenti, che poi a un certo punto siamo anche i professionisti, perché sappiamo che noi dietro quella porta stiamo lavorando, per noi il tempo passa velocissimamente. Quelli che sono seduti di qua, il tempo è fermo, ok? È fermo e non passa mai. E dietro quella porta non sai cosa sta succedendo. E questi che sono di qua hanno un problema fondamentale che noi non abbiamo dentro, che è l'emotività. Cioè, noi non abbiamo emozioni se non quelle che abbiamo, possiamo avere tutti, ma che sono molto diverse dai familiari e che quindi amplificano tutto. Quindi questa condizione è quella per cui se noi apriamo quella porta lì, vale. Cioè, quando noi abbiamo aperto la rianimazione, ed sono aperte entrambi, sia la neuro che la terapia intensiva dell'OSA, e succedeva prima che tu avevi due orari di visita, dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 20, non mi ricordo, insomma, comunque il primo pomeriggio e la sera. Allora, il primo pomeriggio era il momento del colloquio, per cui insomma più o meno aprivi tu la porta e venivano dentro. La sera, che suonavano, era una roba fastidiosissima, perché suonavano, risuonavano, tu non gli davi aprire, risuonavano, e dicevi, un attimo, che stiamo facendo, eh? Abbiamo aperto la terapia intensiva e loro venivano dentro fino alle 5:30, poi dicevano noi andremo, se avete bisogno ci chiamate, loro a noi, ok? E quindi cioè, la condizione di loro avevano visto che stava bene, che noi tutto sommato grandi casini non facevamo,
e quindi andavano a casa, perché probabilmente anche ricostituire l'ambiente familiare, tutti mangiavano insieme invece che uno alla volta, sicuramente gli dava, gli faceva stare meglio. Quindi non abbiamo più avuto scampanelli di nessun tipo e quindi la situazione si è autorisolta. Quindi a volte siamo noi che chiudiamo, capito? Chiudiamo a volte per paure legate, che ne so, alla multiresistenza. Il periodo del Covid è stato fantastico da questo punto di vista, ha chiuso tutto, perché voi pensate cosa vuol dire per un familiare avere il 118 che viene a casa a prendere il signore che ha di stress respiratorio e tu non lo vedi mai più, neanche quando è nel momento in cui viene fatta la sepoltura, no? Cioè, quindi quello è una condizione che effettivamente fa disperare le persone. Quando è stato deciso qua a Padova di far entrare i familiari guardati, perché se ci guardavamo noi ci potevano guardare anche loro, per far vedere almeno il paziente una volta al giorno e comunque quando purtroppo era deceduto, diciamo che ha fatto respirare queste persone, perché devi toccare con mano quello che sta succedendo, nel bene e nel male. Oppure le videochiamate che facevate fare. Le videochiamate. Che importanza che avevano. Sì, certo. E quello è comunque comunicazione tempo di cura. Ma proprio a tal proposito, no? Perché sì. Io ho sempre lavoro ormai da poco, due anni, secondo me. Sì, per il 2024, sì, due anni e mezzo, quasi tre. Però mi hanno sempre terrorizzato in reparto, bene o male sempre lo stesso reparto alla fine, che se arrivano i pazienti dopo si formano le multiresistenze, si infettano e via dicendo, per cui nella mia esperienza per lungo periodo, per cui dopo il Covid più, cioè dopo il 2021 per intenderci, potevano entrare un'ora una paziente per camera, camera da 2, da 4, adesso forse qualcosa da qualche mese a questa parte qualcosina di più, addirittura una volta non potevo neanche entrare nel fine settimana perché non c'erano gli infermieri. Cioè, com'è che si concilia con questi principi, diciamo, scientifici dell'organizzazione poi con la pratica, che secondo me potrebbero entrare quando sempre, insomma. Allora, i parenti, sanno, perché fuori dalla porta c'è scritto, questa è una rianimazione aperta, non vuol dire che sia senza regole, ok? Quindi hanno la regola di lavarsi le mani, hanno la regola di gestirli a dentro una alla volta, sono una serie di regole, ok? Però una volta che loro hanno concepito questo, loro si autoregolano, ok? Ti chiedono loro dov'è il gel per le mani. Le multiresistenze, dipende come lavori tu. Io ti dico solo che nella terapia intensiva ultima che io ho preso in gestione, insomma, in cui mi hanno detto prova a lavorarci, ok? In un anno il consumo degli antibiotici si è ridotto del 34%, con un abbattimento delle multiresistenze del 34%, ok? Quindi, ed è una rianimazione che è diventata aperta da quando io sono arrivata. Quindi non è il mio vecchio maestro dal punto di vista fisiologico, che è il professor Giron, diceva non fate entrare i parenti vestiti, perché sono i germi della strada che ci aiutano a combattere quelli che noi creiamo in ospedale. Quindi siamo noi ospedalieri che non ci laviamo le mani, che lavoriamo in orizzontale invece che in verticale, che facciamo tutte queste cose che diffondiamo. Okay. I familiari basta solo farli stare attenti quando tu hai una multiresistenza. Dopo il familiare è la moglie del numero 5 che va a trovare il numero 9 o che va a trovare il numero 12, no. Okay. Però voglio dire, se è contenuto non crea questo tipo di problema. Interessante. Sì, volevo io l'intervento non è da medico, ovviamente. E intanto io sono grato per quello che ho sentito in questi tre incontri e credo che riportiamo sempre una questione fondamentale che è interdisciplinare, no? Ecco, che è la questione dell'uomo, dell'umanità, di chi siamo noi. E queste poi toccano le domande proprio di fondo, no? Ecco, che tante volte
noi anche rischiamo di perdere perché siamo presi dall'ansia, dalla prestazione, dal tempo che ci manca, eccetera, perdiamo davvero questo. Mentre poi ci sono professioni, come quella del medico, in cui ricordarsi di quello che siamo è fondamentale. Quindi io i vari interventi, ecco, il professor Giantin, il professor Zagonelli, adesso anche lei, dottoressa Morai, mi hanno riportato davvero al centro questo. Volevo solo fare due considerazioni. La prima è che anche qua, no, tante volte la vita non è un assoluto. Non è un assoluto. Tante volte noi ci perdiamo di vista questo. Ecco, che la vita bisogna anche questo accanirsi per tenere in vita tutti i costi, no? E quindi la difficoltà di accettare anche i limiti della morte. E questo parte da quando siamo giovani, parte da quando anche ultimamente io constato la difficoltà di giovani accettare i propri limiti, eppure di constatare la fragilità, perché ha constatato anche loro, ma c'è una difficoltà in quell'ansia da prestazione di arrivare sempre al top, no? Ecco, di non accettare anche la sconfitta e quindi di conseguenza anche la malattia, la morte, di perdere anche qualcuno. E il discorso della morte che emergeva anche nella volta precedente, che noi abbiamo messo da parte il discorso morte, no? Perché noi vogliamo sapere, vogliamo tenere vita a tutti i costi. E invece, ecco, la morte ci chiede anche di chiedersi sempre chi siamo e dove andiamo, le famose domande, no? Ecco, per cui anche stasera emergeva questo. Che secondo me un medico deve sempre tenerlo presente e aiutare a far capire, lo dico soprattutto per i giovani. E la terza cosa che anche stasera emergeva, mi piace tantissimo, è il discorso dell'ascolto. Mi diceva molto bene, perché se noi non impariamo a ascoltare, io anch'io potrei riportare tanti aneddoti, no? Anche di medici, eccetera, dopo anche nella mia così professione, servizio, cioè noi non siamo più capaci di ascoltare. Cioè noi abbiamo già la risposta perché ci dà fastidio star lì a ascoltare e interveniamo ancora prima che l'altro finisca e non riusciamo a cogliere quei mezzi linguaggi, quei linguaggi non verbali che dicono troppo da noi. E tante volte invece le persone, questo è fondamentale per un prete, per un medico, per tanti, un docente, un professore, no? Gli insegnanti, io ho a che fare con un sacco di insegnanti, fondamentale sapere ascoltare, fondamentale il perdere, tra virgolette, il tempo. Giustamente un primario, ecco, dovrebbe farlo perché magari ha più possibilità, però non è così scontato, insomma, ecco questo. Mi ritrovo tantissimo, dovremmo essere veramente tutti discepoli, cioè imparare ad ascoltare sempre di più, ecco, perché questo ci manca, no? Ecco, quindi, va bene. Considerazioni più che domande, ecco. Io ringrazio, vabbè, insomma, non so se dopo Corrado voi. No, per deformazione professionale, vorrei alla fine di questo percorso lasciare un'indicazione bibliografica. Due libri, due autori, per chi voglia inseguirli questi temi centrati sulla relazione, sulla sofferenza per non avere tempo per una relazione di qualità. Arthur Frank e Einaudi, il narratore ferito, dove si parla dell'ascolto, ma in profondità veramente, il narratore ferito. E poi, l'ha già citato Marina, veramente giovani medici, consiglieremo noi questo autore che Atul Gawande, di origine indiana, però è un medico che insegna ad Harvard e però fa pratica clinica. I suoi libri veramente sono importanti nel senso della narrazione, utilizza casi con delle riflessioni veramente importanti. E importanti perché, e quel senso dei nostri incontri, volevano essere un confronto tra giovani medici e clinici con acquisizioni di dati, insomma, con esperienza. Ecco, perché si parte dalla convinzione naturalmente che
c'è una moralità interna che abita la pratica fine che deve essere scoperta. E a me piace Arthur Gavalli perché riflette, porta a impostare una riflessione etica, però a partire dal suo essere medico. È un grande medico, un grande ricercatore che però nelle narrazioni, in parte della sua narrazione, sempre di una riflessione etica. Quindi i libri di questo Arthur Gavalli, quel cognome Gavande il cognome. Gavande, il libro che ha citato Marina per sera si intitola Concura, e il libro più sostanzioso ancora, intitolato Be Mortal, Essere Mortali. Tutti e due sono veramente dei libri che, per chi vuole approfondire il percorso che abbiamo accennato, in clinico dove sarà veramente utile. Scusami, poi ci sono preso a leggere. Sì, sì. No, anche quello conta, e se gli ontologi così uno si demoralizza. Perché soprattutto sono sempre... Io se non leggi proprio più niente di sono sempre parte di storie, di storie. Va bene. Niente, allora possiamo concludere, Riccardo, a te. Beh, grazie a tutti, è stato molto, molto interessante, molto articolato, secondo me ci sono stati tanti spunti, soprattutto più che tante risposte, sono stati sottolineati tanti dubbi, questi incontri sono stati in grado di generare tante riflessioni, tanti ulteriori approfondimenti, per cui grazie di tutto, grazie a voi per essere... Noi non vogliamo, perché lo rifaremo, perché siamo stati in pochi, però non importa, chi è venuto non c'è stato uno che non sia andato via contento. Allora non siamo nel tempo della quantità, siamo nel tempo della qualità oggi, e quindi io rifarò la proposta se Corrado ci darà una mano, se ci sono i medici eccetera, magari rivedendo, verificando, però continuiamo, e se anche i professionisti saranno dalla nostra parte, ecco. Va bene, prego. Grazie. Cioè, io ho pensato un piccolo segno di ringraziamento. Ma no. Ecco. Mamma mia, grazie. Questo, visto che sempre la bellezza, questa è un'uspitta di Francesca d'Arcaise, che è appunto la Padova del 300, è un testo bellissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Niente.